Per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Da qui sono uscite icone del pop, come ad esempio Emma Bunton delle Spice Girls. All'audizione, Amy doveva dimostrare di saper recitare, cantare e ballare. Recitò molto bene, ma quando iniziò a cantare restammo stupefatti, sbalorditi. Cantò On the Sunny Side of the Street e pensai che ricordava Judy Garland da giovane. Un timbro magnifico, molto ricco e una perfetta musicalità. Nella scuola viene riconosciuto l'innegabile talento di Amy, ma dopo 3 anni Amy viene allontanata dall'istituto a causa dei voti bassi e dei pessimi comportamenti. Anche se quella scuola le piaceva molto, non era esattamente un'alunna modello. Sì, Amy ha avuto problemi disciplinari. Stava sempre nel suo mondo. Faceva di testa sua. Si mise un enorme orecchino al naso e io le chiesi di toglierlo. Lei all'inizio si scusò sinceramente, ma dopo un'ora lo portava di nuovo. Ad Amy è dispiaciuto lasciare la scuola. Ha rivelato di aver pianto molto. Nello stesso giorno in cui Amy fu cacciata dalla scuola, sua madre aveva portato il gatto dal veterinario. Prese Amy e lasciò il gatto, che fu soppresso. Più tardi sua madre diceva scherzando che sarebbe stato meglio abbattere Amy e tenere il gatto in casa. Viene cacciata proprio dall'ambiente in cui era stato riconosciuto il suo precoce talento. La delusione è forte, ma sta per accadere un evento inaspettato e determinante per la sua vita. A 12 anni, Amy Winehouse accede alla prestigiosa Sylvia Young Theatre School, grazie alla sua voce. Ma 3 anni dopo è obbligata a lasciarla per via dei suoi problemi comportamentali. Ma Sylvia Young continua ad essere una sua fan. Quando se n'è andata, siamo rimaste in contatto. Le ho segnalato che c'era un'audizione con la National Youth Jazz Orchestra. È un'orchestra straordinaria, composta da giovani musicisti. Sylvia Young mi ha chiamato e ha detto che c'era questa cantante, Amy Winehouse, che non sapevano proprio come fare con lei. La prima volta che ho visto questa piccola ragazza ebrea della North London è arrivata in teatro e ha detto: «Ciao, mi chiamo Amy Winehouse», che è un nome ebraico. Sono state le prime parole che mi ha rivolto. Era molto sicura delle sue doti di cantante. Inizialmente Amy frequenta le prove che si svolgono al cockpit. Il direttore è talmente colpito dal suo talento che le offre l'opportunità di esibirsi da solista. Ero d'accordo, era giunto il momento di farla esibire. L'ho chiamata e le ho detto: «Non abbiamo una cantante per oggi, puoi venire?» E lei: «Ma non conosco il repertorio». Sapeva 4 canzoni, le aveva imparate dalla televisione. Conosceva le parole, la linea melodica e gli arrangiamenti, non poteva sbagliare. E infatti fu fantastica, assolutamente grandiosa. Posso dire che è il talento più incredibile che abbia mai incontrato. Mentre affina le sue doti vocali con la National Youth Orchestra, registra dei demo con l'ex compagno di scuola Tyler James. Amy non li promuove in alcun modo, ma presto queste registrazioni cambieranno la sua vita. Un ex compagno di scuola di Amy riesce ad ottenere un incontro con l'agenzia di rappresentanza di Simon Fuller. Si tratta dell'uomo che ha creato le Spice Girls, American Idol. È un pezzo grosso nel mondo della musica pop, particolarmente in quella britannica. Amy e il suo amico avevano lavorato a dei demo. Sicuramente non erano pronti per il mercato discografico. Ad ogni modo, vengono recapitati a Simon Fuller, che mostra un certo interesse. La Brilliant 19, una divisione della 19 Management, invia un manager e un A&R per assistere ad un'esibizione di Amy. Restano molto colpiti. Dopo poche settimane firma un contratto con loro. Sono stata fortunata. Non ho dovuto faticare per farmi conoscere. A soli 17 anni, Amy firma il primo contratto con un'agenzia di rappresentanza. È una svolta cruciale per la sua carriera, ma sin dall'inizio l'usignolo del jazz si trova a disagio nella fabbrica di pop star adolescenti creata da Fuller. Simon Fuller è una fucina di star. Si occupa di molti artisti pop.
Hanno tentato di plasmarla per renderla un prodotto più commerciale, ma lei sapeva già qual era la sua strada. La 19 è una fucina di pop star. Punta su una persona e la fa diventare famosa. Basta circondarla di un gruppo di autori che scrivono hit. Nel caso di Amy, gli autori avevano scritto dei pezzi per le Spice Girls. Io ero solo un giovane autore e produttore. Avevo iniziato a collaborare con un tizio di nome Matt Rowe, un produttore ben inserito. Uno degli artefici delle Spice Girls e del fenomeno musicale successivo. Credo che per Amy il problema fosse proprio questo. Non voleva lavorare con il produttore delle Spice Girls. Lei voleva fare jazz. Non essere la nuova Posh. Sin dal primo giorno negli studios, Amy non è collaborativa. Amy è arrivata nello studio in cui avremmo dovuto incidere, ma non aveva ancora materiale su cui lavorare. Sembrava non importarle. Lavoravamo pochissimo. Più che altro perdevamo tempo. Anzi, facevamo davvero di tutto per non lavorare. Spesso andavamo in città, facevamo shopping nei negozi di dischi o di abbigliamento. Oppure al pub. Facevamo una capatina allo studio solo il venerdì. Questa era la nostra routine. Alla fine abbiamo messo insieme una parvenza di musica o qualcosa del genere. Abbiamo scritto la canzone October Song, che parla del suo canarino di nome Ava. Lei era partita per il fine settimana e al ritorno sembrava proprio che il canarino fosse morto. Può sembrare incredibile, ma tutti erano impressionati da quello che avevamo prodotto durante quella settimana. In realtà non avevamo lavorato più di 3 o 4 ore in tutto. Dopo quasi un anno, nell'estate del 2002, Amy riesce a realizzare un demo per la sua agenzia. Però non ha ancora un contratto con una casa discografica. Ma all'insaputa di Amy, la sua carriera viene seguita da vicino da una figura molto influente nel mondo della discografia. Darkus Bees. Darkus Bees è un A&R della Island Records. Aveva ascoltato una registrazione di Amy ed era rimasto molto colpito. Questo A&R ha ascoltato Amy grazie all'agenzia ed è rimasto letteralmente folgorato. In pratica ha iniziato a tampinarla. Diceva di non aver mai sentito nessuno con quella particolarissima voce. Era un misto tra Mahalia Jackson, Etta James e Courtney Love. Ormai il suo obiettivo era seguirla da vicino e occuparsi di lei. Il suo intuito gli suggeriva che Amy poteva diventare un'artista completamente diversa, nuova. La mette in contatto con il produttore di Nas, uno dei rapper preferiti da Amy. Questo ha contribuito molto a sviluppare il suo sound. Finalmente Amy sembra aver trovato la sua anima gemella nell'industria discografica. A 19 anni firma il contratto con la Island Records e Darkus vuole presentare la sua protetta negli uffici di Hammersmith a Londra. L'ha trascinata negli uffici della Island Records. Lei ha cantato There Is No Greater Love con una chitarra acustica che l'accompagnava, seduta su un divanetto accanto alla scrivania, di fronte ad un sacco di gente. Alla fine è partito un applauso. Aveva impressionato tutti. Era giovanissima, ma aveva una voce incredibile. Amy passa dalla Island Records alla EMI. Nel 2002 entra in studio. Finalmente può esprimersi come meglio crede, con un sound del tutto personale, un materiale che le somiglia molto. Nasce così il suo incredibile album di debutto, Frank. Frank era un album prevalentemente jazz, con influssi soul e atmosfere retro. In Frank il sound è già più maturo, le ritmiche più definite, la linea narrativa è la sua. Esprime il mondo visto con gli occhi di Amy. È un momento emotivamente molto intenso per Amy e le canzoni dell'album riflettono esattamente ciò che vive sul piano personale. Aveva iniziato ad uscire con un certo Chris. Era il suo primo amore. Aveva 18 anni e lui ne aveva 7 di più. La relazione dura solo 9 mesi e quando finisce, Amy ha il cuore a pezzi, è letteralmente distrutta. I pezzi più belli vengono fuori dal dolore, specie dalle sofferenze d'amore, e quando Amy si lascia con il suo ragazzo aveva appena firmato il contratto. Era agli inizi della sua carriera,
si è aperta a livello emotivo, ha esorcizzato il dolore scrivendo dei brani da cantare. Scrivere una canzone sui tuoi problemi personali ti svuota, ma allo stesso tempo ti dà una strana energia. È come se ti tirassi fuori il dolore. Fuck Me Pumps era la canzone su cui tutti puntavano. La musica è lineare, anche la voce, ma nelle parole c'è qualcosa di particolare. Nella canzone Stronger Than Me se la prende con un ex fidanzato più grande di lei. Dice, dovresti essere più forte di me, in sostanza gli dà del fifone. E, in effetti, durante la promozione, rivela ai giornalisti il nome del ragazzo e il suo indirizzo. Insomma, si capisce subito che è una persona senza peli sulla lingua. Frank viene pubblicato nell'ottobre del 2003 e riceve un'ottima accoglienza da pubblico e critica in Gran Bretagna. L'album è il trampolino di lancio verso la fama. A soli 20 anni, Amy Winehouse ha già pubblicato un disco con una major. L'album viene accolto dalla critica e dal pubblico come una ventata di aria fresca nel panorama musicale britannico. All'inizio Amy apprezza l'album Frank, che viene esaltato dalla critica. Il pubblico la adora. È la nuova Billie Holiday, la nuova Erykah Badu. Arriva un successo dopo l'altro e anche due nomination ai Brit Award. Sono felicissima. E il prestigioso Ivor Novello Award per la composizione musicale. Ma nonostante questo c'è una persona che non ama affatto Frank. Le recensioni sono molto buone, quindi tutti sembrano contenti. L'unica persona fuori dal coro è Amy. Durante la campagna promozionale consiglia di non acquistare il disco. Era sincera, non era una mossa pubblicitaria. Era davvero arrabbiata. Senza consultarla, la casa discografica sceglie di pubblicare solo i brani più leggeri. E il mix finale sfuma le linee decise del suo sound jazz R&B. Non è l'album voluto da Amy. Non le piacevano né il mix né la copertina. Non era per niente soddisfatta. Per un anno è costretta a promuovere un album che disprezza pubblicamente. Nel 2004 la Island Records vorrebbe pubblicarne un secondo. Ma prima di mettersi a lavorare a un altro album, Amy ha bisogno di qualcosa. Un'emozione che le spezzi di nuovo il cuore. Questa volta il responsabile è un bel tenebroso, Blake Fielder Seville. Blake Fielder Seville ha un carattere quanto mai oscuro. Si incontrano in un pub a Londra, è chiaro, dove altro poteva accadere. Aveva appena vinto ai cavalli e voleva festeggiare. Quando ha aperto la porta del pub, la prima persona che si è trovato di fronte è stata Amy Winehouse. Gli sguardi si sono incrociati e, secondo tutti i testimoni, è stato amore a prima vista. Hanno bevuto molto. È iniziata in questo modo. Era tenebroso, con un cappellino calcato sulla testa, una sigaretta perennemente in bocca e la droga nella manica. Un tipo da cui stare alla larga. Il rapporto si fa subito intenso. Lei si fa tatuare sul seno la frase Blake's. Dichiara al mondo che appartiene a lui. Ma la storia d'amore naufraga in fretta. Prima di conoscere Blake Seville, Amy era assolutamente contraria alle droghe pesanti. Addirittura, se qualcuno iniziava a parlarne a favore, lei se ne andava, abbandonava la stanza disgustata. Questa era una fortuna. Fumava l'erba sin dall'adolescenza e le piaceva molto bere. È stato lui ad avvicinare Amy alle droghe pesanti. Lo sanno tutti, me l'ha detto lei. Blake le fa conoscere e sperimentare droghe che creano dipendenza, come il crack e l'eroina, o il mix tra le due sostanze. Da allora niente è stato più come prima. La frequentazione con Blake Fielder Seville la fa cambiare radicalmente. La vivace cantante della North London si trasforma in una donna dipendente da alcol e droghe. Dopo 6 mesi di relazione intensa, Amy e Blake si lasciano e la situazione precipita. Quando viene immortalata dai media nel 2005, Amy è un'altra persona. L'avevamo lasciata formosa, con il suo viso pulito.
era giovanissima e molto carina. Riappare come una specie di spauracchio gotico con un alveare in testa. Anche prima le piaceva avere un look estremo, ma ora era esagerata. Aveva moltissimi tatuaggi e viene persino fotografata con i segni evidenti di una lama sui polsi. Era inevitabile. Tutti coloro che osservavano quelle foto si chiedevano: Dio, ma cosa le è successo? Quanto tempo è passato? Ormai parlare con lei significava solo chiacchierare delle sue uscite e delle feste. Non pensava più alla musica. La stella nascente della musica è sempre in prima pagina sui giornali scandalistici. E i responsabili della sua carriera non possono ignorare il suo abuso di sostanze stupefacenti. Beve così pesantemente che i suoi agenti iniziano a preoccuparsi per la sua salute e chiaramente per la sua carriera. La invitano a chiedere aiuto. Ne parla con suo padre. Decidono che è il momento di smetterla con alcol e droghe e che forse è il caso di chiedere aiuto. Considera questa ipotesi per circa 15 minuti. Resta in clinica per non più di un quarto d'ora. Le consigliano una clinica molto vicina al suo quartiere di origine. Quando arriva parla con il ragazzo all'ingresso che le chiede: perché sei qui? Lei risponde che non lo sa, che si è appena lasciata con il suo ragazzo. Quindi è un po' depressa e ha iniziato a bere troppo. Dice che suo padre l'aveva convinta, ma che lei non aveva alcun bisogno di disintossicarsi. Anche se ormai era tossicodipendente, credeva di saper gestire la situazione, di poter smettere quando voleva. Insomma, era molto delusa. È una decisione con conseguenze disastrose. Per ironia della sorte, da questo episodio nasce il singolo che la rende una star internazionale. Nel 2005 la 21enne Amy Winehouse inizia una burrascosa relazione con Blake Fielder-Seville, che la porta lungo un cammino di tossicodipendenza e autodistruzione. Gli agenti di Amy vogliono che si disintossichi, ma lei rifiuta di entrare in una clinica specializzata o di farsi aiutare da qualcuno. Quando gli agenti le consigliano di entrare in clinica, inizia a pensare che è il momento di troncare certi legami. Non voleva che le dicessero cosa fare, quindi decide che è arrivato il momento di trovarsi un nuovo agente. La scelta ricade su Ray Cosbert, che da un paio di anni la seguiva durante le sue esibizioni. Era agli inizi della carriera da agente. Chiede ad Amy se vuole lavorare con lui e lei decide di accettare. Il nuovo rapporto di lavoro si basa sul fatto che né implicitamente né esplicitamente gli agenti dovevano obbligarla a fare qualcosa. Dovevano solo lasciarle fare ciò che voleva. Agli inizi del 2006, Amy chiude ufficialmente con la sua prima agenzia, la Brilliant 19. Ed è finalmente pronta a realizzare un album secondo i suoi gusti, con un nuovo produttore, Mark Ronson. La prima mossa, direi, è metterla in contatto con Mark Ronson, che è un mostro sacro nell'industria discografica. Mark Ronson è senza dubbio la figura giusta per produrre un album che introduca Amy nell'Olimpo delle star. È un DJ e un produttore e comprende perfettamente le esigenze e i gusti musicali di Amy ed è in grado di inquadrarli dalla prospettiva di un DJ hip hop. Amy è molto soddisfatta del nuovo produttore. È sempre dalla sua burrascosa vita privata che trae l'ispirazione per le canzoni più belle della sua carriera. Le sofferenze sentimentali hanno dato ad Amy la giusta ispirazione per il suo secondo album. Quando è entrata in studio per registrare Back to Black, Amy era molto tormentata per via della sua vita personale, ma era fiduciosa. Sentiva che quell'album le apparteneva già, che finalmente tutti l'avrebbero conosciuta per come era realmente, non come era successo per Frank. Con Back to Black, Amy Winehouse fonda definitivamente il suo stile unico. Grazie anche alla nuova band dei Dap Kings, musicisti neo-soul di New York, trova una sintesi perfetta tra il girl power, le sonorità del soul e la mentalità hip-hop. In Back to Black ci sono tutte queste influenze messe insieme. Le canzoni You Know I'm Not Good e Back to Black
parlano chiaramente della sua tormentata relazione con Blake e del dolore che le ha causato. Amy racconta esattamente quello che è successo in un verso di Back to Black. Dice: tu volevi tirare e io fumare. È come se sottolineasse la distanza tra loro parlando delle diverse preferenze in fatto di droga. Il singolo di maggiore successo nasce proprio da uno dei capitoli più tristi della sua vita. Un giorno era con il suo produttore Mark Ronson e ha detto: volevano farmi disintossicare, ma io ho detto no, no, no. E lui: cosa hai detto? Lo diceva in un certo modo, era come se fosse già il ritornello di una canzone. Le veniva naturale e l'idea le è piaciuta. Ancora una volta raccontava in modo nudo e crudo la sua vita e poi la trasformava in una canzone. Il 23 ottobre del 2006 viene pubblicata Rehab, primo singolo del suo secondo album Back to Black. Oltre a scalare le classifiche, la canzone diventa un vero e proprio tormentone. È stata la canzone che l'ha fatta entrare a pieno titolo nell'Olimpo delle star internazionali. Chiunque la ascoltava pensava che fosse davvero molto bella. Quando l'ho sentita la prima volta ho pensato che poteva essere un grande successo o un fiasco. Sicuramente non c'era una via di mezzo. Ero sicuro che la reazione del pubblico non avrebbe avuto mezze misure. In un'epoca di continui pentimenti in pubblico, la canzone Rehab apre il cuore di Amy a tutti. È come se sfidasse il mondo dicendo: io non ho intenzione di scusarmi, tutti vogliono farmi rigare dritta, ma io non voglio. Voglio fare quello che mi pare. È così che si presenta al pubblico. Suscita immediatamente emozioni molto forti. La casa discografica pensava che fosse il momento giusto per pubblicarla. Chiaramente lei non era di questo avviso. Era solo uno sfogo di 5 minuti. Il tempo di scrivere una canzone. Una settimana dopo l'album esce nel Regno Unito. Amy non conquista solo la vetta delle classifiche, ma anche un nuovo ruolo pubblico. La Amy Winehouse di Black to Black è un'altra persona, soprattutto rispetto alla Amy Winehouse di Frank. Prima era una ragazza. Adesso è diventata una star. Si notava subito, anche a livello di immagine. Tutti hanno iniziato a chiedersi: dov'è finita quella ragazza? E questa nuova acconciatura? Era come un'armatura. Una volta, in un'intervista in diretta radiofonica a Los Angeles, un giornalista si era scusato perché le aveva rivolto troppe domande sull'acconciatura. E lei rispose: avrei preferito parlare solo di quello. Dopo l'esaltante debutto statunitense al Joe's Pub di New York, Back to Black viene pubblicato in America il 13 marzo 2007. Scala le classifiche statunitensi come non era mai accaduto a nessuna artista femminile britannica. A 23 anni è già una star internazionale. Ma i suoi comportamenti da ribelle rischiano di compromettere tutti i successi raggiunti. Nel 2007 Amy Winehouse acquista fama mondiale grazie al suo secondo album Back to Black. Ma l'atteggiamento ribelle e autodistruttivo getta delle ombre sulla sua carriera musicale. Era più famosa per le sue stravaganze che per la musica. Per certi versi, tutti incoraggiavano questi atteggiamenti perché lei era diversa dalle pop star preconfezionate. Ma poi si è superato il limite. Non ho ancora avuto il tempo di ubriacarmi, sono qui da un quarto d'ora. Il pubblico conosce le rockstar, accetta una certa dose di follia, ma Amy esagerava. Le sue apparizioni in TV erano sempre sopra le righe e tutti iniziavano a chiedersi se recitasse o se fosse davvero folle fino a quel punto. Viene invitata al Charlotte Church Show, un programma di intrattenimento inglese. Doveva cantare Beat It con Charlotte Church, che è anche cantante. Durante la trasmissione, le condizioni di Amy peggioravano a vista d'occhio. Quando è arrivato il momento di cantare, Charlotte Church le ha dato un colpetto e lei ha intonato la canzone, completamente ubriaca. La presentatrice era sconvolta.
Il suo manager ha tentato di scusarsi, dicendo che per Amy era un brutto periodo perché non riusciva a gestire la sua improvvisa fama, che non avrebbe voluto comportarsi così. Amy gestiva il suo successo in solitudine. Era disorientata dal grande pubblico che accorreva ai suoi concerti e dall'interesse che suscitava nella stampa. Non riusciva a comprenderlo. Ma il problema maggiore è causato da un ritorno di fiamma. Nell'aprile del 2007 Amy fa una rivelazione sconcertante. Si è riconciliata con il tenebroso ex Blake Fielder Seville e hanno intenzione di sposarsi. Si erano appena rimessi insieme e decidono di celebrare un matrimonio lampo a Miami. Non sono invitati neppure i genitori, che si offendono molto. Insomma, un matrimonio in stile rock and roll. Amy amava Blake. Le persone che la circondavano avvertivano la pessima influenza che lui esercitava su di lei. Sapevano che la spingeva a fare uso di droghe, ma lei era davvero convinta, non voleva sentire consigli. Voleva solo essere una buona moglie, sposarlo e avere tanti bambini. Sognava di fare la mamma. La relazione tra i due viene dolorosamente immortalata in una foto. Quando la rivista Spin Magazine la invita a posare per la copertina, Amy porta Blake sul set con il famigerato fotografo Terry Richardson. Lo scatto per la copertina è l'emblema di Amy e Blake contro il mondo intero. Sul set c'erano molte persone, truccatori, costumisti, fotografi, assistenti. Terry Richardson realizzava degli scatti. C'erano dei frammenti di specchio come arredo scenico. Amy ne prende uno e inizia a scrivere «Io amo Blake» sul ventre, graffiandosi con il bordo dello specchio. Ho scritto «Ti amo, Blake». Ormai il suo atteggiamento era completamente fuori controllo. Era come se potesse crollare da un momento all'altro. Il 7 agosto del 2007, l'atteggiamento autolesionista di Amy raggiunge un punto di non ritorno. Al Policlinico Universitario di Londra arriva una paziente in condizioni gravissime per una presunta overdose. È Amy. Nel suo sangue vengono trovate tracce di eroina, cocaina e ketamina, un sedativo per cavalli. Ho avuto paura che morisse. Alcune infermiere hanno detto di non avere mai visto una cosa simile, eppure è il loro lavoro. A causa dell'overdose stava quasi per morire. Dopo questo episodio, tutti iniziano a interessarsi a lei. Era stato un episodio che aveva avuto grande risonanza pubblica. La notizia finisce sui giornali e Amy viene ricoverata per pochissimi giorni in una clinica fuori Londra, nell'Essex. Mi mostrava le foto in clinica, ma diceva di non volerci più tornare. Sembrava invece che volesse continuare a drogarsi. Ci sono molte foto che ritraggono lei e Blake che fumano spinelli o che si fanno di crack o cose del genere. È uscita subito dalla clinica. Sembrava che per lei l'overdose non avesse contato molto. Oramai era completamente fuori controllo. Dopo l'overdose e il breve ricovero in clinica, Amy non è nelle condizioni di promuovere il suo nuovo album. I progetti di un tour negli Stati Uniti vengono archiviati e ad agosto del 2007 la relazione con Blake sfocia nella violenza. Un pomeriggio al Sanderson, un hotel molto esclusivo di Londra, si sentivano rumori fortissimi provenire da una stanza. Era come se volassero dei tavolini. Poi, non appena si è fatto buio, dalla porta principale dell'hotel sono usciti Amy e Blake. Erano completamente tumefatti, pieni di ferite e lividi. Molti hanno avanzato il legittimo sospetto che Blake l'avesse picchiata. Ma lei mi ha immediatamente inviato un messaggio per spiegarmi che le cose erano andate diversamente. Secondo la sua versione, Blake l'aveva salvata e voleva convincerla a non assumere più droghe. Poi, nel novembre del 2007, Blake viene arrestato. C'è chi spera che questo possa essere un bene per Amy e la sua vita privata. Blake era già accusato di aggressione, poi ha provato a corrompere un testimone, quindi viene condannato a 27 mesi di carcere e viene messo dentro. Era opinione di molti che senza Blake intorno si sarebbe salvata, che avrebbe cambiato il suo modo di vivere. Se esce e ricominciano a vivere come prima, lei si ammalerà davvero. Il problema principale di Amy è la sua mancanza di autostima.
e la sua ferma convinzione di essere incompleta senza Blake. Doveva fare un tour, stavolta nel Regno Unito. Con il senno di poi sarebbe stato meglio annullarlo. Lei versava in condizioni pietose. Ad ogni data sbraitava contro il pubblico, dimenticava le parole, saliva e scendeva in continuazione dal palco. Tutto questo perché le mancava il suo Blakey. In pratica, le persone accorrevano ai suoi concerti elettrizzati, chiedendosi cosa avrebbe combinato quella sera. Alla fine, il tour è stato annullato, perché si stava trasformando in un circo. La sua ascesa è coincisa proprio con la diffusione della mania di seguire le star sulla rete. In pratica non esisteva più privacy. E lei faceva sempre e comunque parlare di sé ogni volta che metteva piede fuori di casa. Ormai era un dato di fatto. Alla fine di gennaio del 2008 appare in un video in cui sembra che stia fumando crack. Quindi viene ricoverata in clinica per la terza volta. Tra poco Amy dovrà cantare di fronte a milioni di telespettatori. Tutti si chiedono se davvero vorrà autodistruggersi in diretta televisiva. Per favore! Nel 2007 Amy ha 24 anni e ha alle spalle già molti fallimenti. È di nuovo insieme a Blake Fielder-Seville ed è afflitta da una grave tossicodipendenza. Ma il 2008 inizia sotto una buona stella. Il suo secondo album, Back to Black, ha venduto 3 milioni di copie nel mondo e Amy è in nomination per 6 Grammy Awards. Incoraggiata da questi segnali, decide di rientrare in clinica per disintossicarsi. Agli inizi del 2008, dopo le nomination ai Grammy Awards, decide di entrare in clinica, questa volta spontaneamente. Finalmente sente che i Grammy possono rappresentare un momento cruciale per la sua carriera. Aveva 6 nomination e sarebbe dovuta venire a Los Angeles per esibirsi alla cerimonia di consegna. Voleva suonare con i Dap Kings. Eravamo pronti, il progetto stava andando avanti. Ma a causa di una condanna per droga in Norvegia, a Amy viene negato il visto per partecipare alla cerimonia di consegna negli Stati Uniti. Il visto è arrivato in extremis. Non si sapeva se sarebbe partita o se avrebbe cantato. Sono stati attimi davvero frenetici. All'ultimo momento ottiene una sospensione della pena, ma è troppo tardi per partire. Quindi decidono di allestire una mini cerimonia di consegna nel West London e lei deve collegarsi in diretta via satellite. Amy non deve solo fare un discorso di ringraziamento. Deve cantare in diretta mondiale di fronte a 17 milioni e mezzo di telespettatori. Sono le 4 del mattino a Londra e il palcoscenico dei Riverside Studios è pronto. Tutti si chiedono che cosa accadrà. Non sapevamo se avrebbe cantato o meno. Il palco era pronto, ma nessuno sapeva in che condizioni fosse, se sarebbe stata in grado di cantare. Speravamo almeno che reggesse per la durata di una canzone. Sono stati momenti drammatici. Da Londra a Los Angeles la tensione è palpabile. Amy sarà straordinaria o distruggerà la sua carriera per sempre? È un classico. Insomma, il pubblico ti dà tanto, ma poi vuole qualcosa in cambio. Se fosse riuscita ad esibirsi via satellite ai Grammy senza causare un incidente internazionale, il pubblico avrebbe detto: finalmente è tornata. Io ero seduto tra il pubblico dello Staples Center. Lei non era in sé, ma è stata la migliore esibizione della serata. Nulla da dire, pazzesca, ineccepibile. Ancora una volta sull'orlo del baratro, tutta la sala ha vibrato. È stato davvero un momento incredibile. Ha lasciato tutti a bocca aperta. I giornalisti che avevano un atteggiamento ostile verso di lei hanno dovuto tapparsi la bocca, lo dico sinceramente. L'esibizione in Mondovisione è superlativa. I suoi fan sono al settimo cielo e i detrattori devono tacere. Peraltro Amy compie una specie di miracolo. Vince ben 5 Grammy su 6 nomination, tra cui Disco dell'anno, Migliore artista emergente e Canzone dell'anno con Rehab. Amy è tornata. Ad aprile entra di nuovo in studio con il produttore Mark Ronson per incidere una canzone per il nuovo film di James Bond. Ma nella tormentata vita di Amy le buone notizie durano poco.
Era in lizza per la colonna sonora di Quantum of Solace. Sono andati fuori città, negli studi di registrazione. Lei aveva il solito atteggiamento scanzonato. Era fuori di testa e Mark Ronson ha minacciato di andarsene. Lei mi disse che non capiva il motivo di quella tensione. Abbiamo provato a lavorare sulle canzoni, ma non credo che sia pronta. Indipendentemente dall'opinione che si ha di lei, sono davvero in pochi quelli che hanno il coraggio di negare il suo talento. Negli ultimi anni di vita, Amy Winehouse ha continuato la sua battaglia contro la tossicodipendenza, che ha posto la musica in secondo piano. Nel luglio 2009, il travagliato matrimonio con Blake Fielder-Civil si chiude con il divorzio. La situazione si aggrava a causa del pessimo comportamento pubblico di Amy e dei suoi problemi con la giustizia. Nel 2006 viene arrestata per aver aggredito il manager di un teatro londinese. Dopo aver patteggiato la pena, viene condannata a 2 anni con condizionale e al pagamento di una multa. Ma nel 2010 Amy sembra aver risolto i suoi problemi personali. Sembra che stia per incidere un terzo album e le buone esibizioni lasciano sperare in un gradito ritorno. Ma nulla di tutto questo accadrà. Nel maggio del 2011 entra di nuovo in una clinica per disintossicarsi, ma esce dopo appena una settimana. A giugno viene pesantemente fischiata durante un concerto a Belgrado. La parabola di distruzione continua. Il tour europeo di 12 date viene annullato per consentirle di risolvere i suoi problemi. Ma qualche settimana dopo, il 23 luglio del 2011, la cantante 27enne viene trovata morta nel suo appartamento di Londra. Inizialmente la causa del decesso non è chiara. Subito dopo la diffusione della tragica notizia, i fan si riuniscono davanti a casa sua e creano una sorta di altarino commemorativo. Amy Winehouse è stata uno dei talenti più incredibili e originali della sua generazione. Il suo atteggiamento autodistruttivo l'ha condotta a una tragica morte prematura, ma la sua musica non smetterà mai di risuonare.